Segnale News. Aperte online torna l'informazione dalla provincia di Frosinone. Questa volta apriamo una finestra sul mondo del commercio, gioie e dolori ovviamente, ma andremo a capire perché. Lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite in studio, Fiorino Tolassi, presidente provinciale di Confesercenti. Ben arrivato Tolassi. Buongiorno. Allora, con Tolassi innanzitutto partiamo subito con le buone notizie. Perché? Perché c'è una delibera precisa del Comune di Frosinone, mi sembra, mi corregga, insomma, che a partire, insomma, tra qualche giorno torneranno i mercatini itineranti, diciamo, a Frosinone. Di cosa si tratta? Si tratta praticamente di mercatini che si fanno all'interno della città. È un segnale per cercare di socializzare con la gente e anche di fare commercio, diciamo, perché l'interesse nostro è questo, di cercare di aiutare le imprese in questo momento che le cose non vanno andando bene. Quindi questi mercatini partiranno da domenica alla stazione. Domenica prossima. Domenica prossima, sì. E poi la quarta domenica si svolgono ai Gavoni. Solo che la quarta domenica di questo mese è Pasqua, quindi... Insomma, però è anche un modo per unire la parte alta e la parte bassa della città, perché praticamente questi due mercatini che si alterneranno tra la stazione e i Cavoni, a loro volta si alterneranno con quello che è già esistente nella parte alta, quello dell'antiquariato, giusto? Giusto, e anche per non cozzare fra l'antiquariato e la cosa, quindi è stato deciso di fare la seconda e la quarta nella parte bassa della città e la prima e la terza nella parte. Insomma, vi siete inventati un modo per vivere ogni domenica una città che ha bisogno di vivere dal punto di vista commerciale, giusto? Ha bisogno di vivere, ha bisogno di commercio e ha bisogno anche di socializzazione, perché se no, la gente non si incontra, non parla, quindi non riesce a dialogare e a parlare anche di politica, di auto, certo, di tutto. E in questo momento ben vengano le iniziative, perché come insomma sa meglio di noi Fiorino Tolassi, insomma, il commercio un po' arranca in questa città, no? Tanti problemi. Ma i problemi della nostra città, parliamo di Frosinone, sono enormi, perché se togliamo quel pezzettino di via Aldo Moro che dovrebbe essere il commercio della città, che poi non è nemmeno così, perché tolte poche attività pure lì si soffre, e questa città secondo me dovrebbe inventarsi qualcosa per cercare di riportare a quello che era una volta il commercio nella città. Di Tolassi, non voglio mettere il dito nella piaga, centro storico. Centro storico, guarda, io che faccio sindacato da 40 anni, sì, aspettarmi che il centro storico di Frosinone fosse ridotto in queste condizioni, sinceramente, nemmeno se me l'avessero giurato 20-30 anni fa non ero in grado di... Però senta, purtroppo è gravissimo. Ormai è arrivato il momento, insomma, di ritirare fuori lo slogan molto politichese del fare squadra, cioè bisogna inventarsi tutti insieme qualcosa. Cosa non lo so, però qualcosa bisogna inventarsela. Inventarsi sì, dato che in regione adesso hanno fatto anche un bando di imprese per reti di imprese, sarebbe il momento che più attività si coalizzassero, si mettessero insieme per cercare di riportare un po' il commercio pure nella città, perché nella parte alta oggi è solo un dormitorio di... Quindi un invito anche ai commercianti, cioè pensare insieme qualcosa, certo, una sorta di impresa comune? Una sorta di impresa comune, mettendo anche l'amministrazione e dando possibilità pure, anche se so che sono poche le risorse, però anche con un piccolo progetto condiviso insieme tutti si potrebbe fare qualcosa per cercare di ridare qualcosa alla città. Ecco, spieghiamo un attimo, tornando un attimo ai mercatini che faranno bella mostra di sé ai Cavoni e ovviamente alla stazione. Mercatini di che genere? Tutto, abbigliamento, ci sarà tutto insomma? Lì c'è tutto, praticamente c'è l'abbigliamento, c'è la calzatura, c'è l'articolo per mangiare, il prodotto locale, c'è qualcosa pure come artigianato locale. Diciamo, noi accettiamo tutti perché gli spazi sono enormi, quindi chi volesse partecipare. Noi. Ma anche perché poi il mercato, se vogliamo risalire un attimo proprio alle origini
della parola mercato, insomma, è poi alla fine anche un luogo per incontrarsi, socializzare, relazionarsi, non è solo vendita sic et sempliciter, quindi sì, è anche un modo per far bene a questa città. Ma infatti lo scopo... La piazza. La piazza, che significa? Significa è un luogo di incontro, è un luogo di socializzazione, quindi è quello che manca ultimamente, perché la gente che esce molto meno di quello che si usciva prima, ed è sbagliata, perché il confronto, magari io la penso in un modo e tu la pensi in un altro, se ne parla magari, certo, si può arrivare a una soluzione. Certo, si tira fuori l'idea migliore. Certo. Lo stato d'animo dei suoi iscritti in questo momento, un pochino preoccupati lo sono? Certo, me lo sono preoccupati, perché purtroppo le sorti sono quelle che sono e il commercio non va bene, quindi... Ovviamente con gravi ripercussioni anche di natura occupazionale. Di natura occupazionale, perché naturalmente se uno lavora poco non può nemmeno assumere, quindi secondo me dovremmo sederci tutti intorno a un tavolo e parlarne. Quindi vogliamo lanciare questo messaggio alle istituzioni? Sì, io lo voglio. Vediamoci. Vediamoci e programmiamo qualcosa insieme, perché può portare solo buoni risultati. Insomma, questo. Anche perché poi parlando... a microfoni e telecamere spente, qualche idea Tolassi in cantiere ce l'avrebbe. Ce l'abbiamo, certo. Qualche idea ce l'avrebbe. A questo punto è solo da riunirsi veramente intorno allo stesso tavolino e parlarne, anche perché, ripeto, il mercato poi è uno dei punti nevralgici della vita di ogni tipo di centro abitato, no? Facciamo, certo, riferimento, che so, a Piazza delle Erbe a Verona, insomma, potremmo fare decine e decine, migliaia di esempi sparsi in tutta Italia. Probabilmente Frosinone potrebbe, con il mercato, riscoprire anche un suo DNA nascosto, certo, quello delle tradizioni, quello della cultura, quello, sì, giusto? Io adesso vorrei anche lanciare una cosa qui, visto, è un'idea, non, sì, non ne abbiamo nemmeno parlato, ecco, dato che io sto in giunta nazionale per quello che è il commercio sulle aree pubbliche. L'ho sollecitato, sappiamo, allora, quindi allora che succede? Che noi a breve, nel mese di maggio-giugno, abbiamo intenzione di fare un mercato internazionale qui a Frosinone, dove vengono tutti espositori da tutta Europa con i prodotti locali, quindi stiamo cercando... Questa è una bella notizia, in anteprima. Certo, e quindi, questa è in anteprima proprio. Questa è in anteprima, insomma, direi, insomma, chi ci sta ascoltando, chi di dovere, insomma, di prendere in considerazione ed analizzare, di aiutare appunto Tolassi e la Confesercenti a definire i dettagli di questo progetto, che mi sembra particolarmente interessante. Comunque commercianti e città devono rimboccarsi comunque le maniche. Sì, bisogna lavorare tutti insieme per fare in modo che la città ritorni a quello che era, perché io mi ricordo che prima Frosinone commercialmente era una delle prime province, purtroppo adesso non è così, certo, e quindi... Allora, se ne dispiace. Innanzitutto ricordiamo questa nuova idea, quella dei mercati itineranti nel quartiere Stazione, nel quartiere Cavoni, che si alterneranno con il mercato dell'antiquariato nella parte alta di Frosinone, questo a partire già da domenica prossima alla Stazione, giusto, sì, Tolassi? Sì, sì. E poi questa anteprima che ci ha voluto regalare appunto il presidente della Confesercenti Provinciali di Frosinone, di questo mercato internazionale che può vedere Frosinone al centro dell'attenzione generale, insomma. Benissimo. E direi, insomma, questo qui, guardando negli occhi le istituzioni, ovviamente prendiamo in seria considerazione questa cosa e vediamo insieme di definire i dettagli per la realizzazione, per la migliore realizzazione appunto all'interno del Comune di Capoluogo. Grazie Tolassi. Grazie a te. Grazie per la sua presenza. Ringraziamo ovviamente Fiorino Tolassi, presidente provinciale di Confesercenti. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo più tardi. Segnale News.